Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Quindi, se riusciamo a capire come cazzo funziona questa tastiera che ho cambiato, ci facciamo la daily che è con Azazel, sperando di riuscire a fare una partita semidecente. Mega Satana, faccia del cazzo. Questo aumenta il danno. Finiamo prima il piano, poi se ne parla, tanto il danno al momento non è proprio il problema primario. Cuore blu, perfetto. Qui suona robe, quindi scusatemi un secondo se blocco il tempo. Suona robe, robe, non dovrebbero suonare, quindi viene messo in silenzioso. Perfetto. Ciao, e grazie per tutto il pesce. Allora, mi ricordo ancora come ci si muove? Sì, perfetto. Perché devo andare a tentoni perché non vedo un assoluto caos. Al momento la partita sembra abbastanzina facile. Sì, ti prendo anche a tuo. Qua il danno è un attimo. Spara la testa. Bravissimo. Ancora. Bravissimo. Ancora. Bravissimo. Ancora. E adesso vieni verso di me perché dovresti far revivere. Oh, range up, attenzione. Allora, non abbiamo ricevuto A. Una bomba. B. Soldi a sufficienza per entrare. Mi dà abbastanza fastidio che ogni volta che tocco la tastiera, essendo essa wireless, si illumina un cazzabuffolo lì sotto al PC di blu. E quindi un po' mi distrae, devo dire la verità. Ogni volta che tocco un tasto della tastiera fa questo giochino malefico. Curse of the Blind. Curse of the Blind vuol dire che sono indeciso se A, prendere l'oggetto nella item room. Anzi, probabilmente lo eviterò. Punto. No, c'ho due chiavi, posso anche non evitarlo. Ma sicuramente se raggiungiamo un patto, eviterò il patto. Perché spendere cuori, a meno che non becco due o tre cuori tutti insieme. Oh merda. Ok, questo è andato. Tu. Ok, tu. Ok. Allora, se tu mi dai una chiave lo ho. Beh, però mi hai dato talmente tanti soldi. E sono un coglione. Va bene. Questo lo prendo. Il D1. Quindi? Ah, giusto, il D1 fa quello. Raddoppia uno degli oggetti nella stanza. Punto. Quindi se noi trovassimo la chiave dorata, potremmo... Intanto una chiave l'abbiamo trovata. Ma non dorata. No, ho sbagliato direzione. Acciui due erbolina. E anche qui se siamo salutati. Allora, qui raddoppierei un cuore ed è totalmente inutile. Sì. No. Mi ricordo manco che fa Razorblade, mo ha detta proprio come va detta. Però vabbè. Andiamo di qua. Merda. Cazzo, trono, sono troppi, oh, ferma. Morire, per esempio, è un'opzione? Cazzo, due cuori. Potrebbero essere tutte cacate. No, invece questa non era una cacata. Mi basta e mi avanza. Ah, posso anche prendere un cuore blu. Adesso che ci penso. Ok. E non posso più aprire niente. Ma niente. Queste non posso aprirle. Ma che ho preso?
Anacapiap. Eh sì, no, sì, no. Che ho preso? Ah, il D1 ho preso, sì, giusto. Non mi ricordavo, scusate, non c'ho la mente proprio messa male. Assolutamente sì. Fa una cazzata? Ma com'è possibile che non l'ho shottati, scusa? Faccio così poco danno? Perché? Oh, ma è 5, eh? 5 di Brimstone è tanto. Tanto è un'altra cosa. Però. Gli altri sono laggiù, vero? L'altro. Sì, mi interessa più avere due chiavi. Ok, molto interessante. Bombe. Mi serve una tinta e tinta. Quindi. Grandissimo Serafino. Ma chittece. Già il boss? Eh no, non posso permettermelo, devo esplorare. Qua ci può essere qualcosa? Sì, ma anche no. Vero? Invece sì, ci può essere. Una bomba per tre bombe, mi sembra onesto. Qua ci tocca entrare. Dammi una moneta. Ma se io qua faccio così. Mi ha regalato una pillola, ok, posto. Era per capire. Io qua posso scendere e non guadagnarci assolutamente niente. E poi posso andare di là e poi correre via. Tanto si era capito che qua era così. Ok. E cercare di rompere qua. Qua. Perfetto. Quando le bombe sono proprio quelle, le cose utili. Perfetto. Qua niente. Ah, aspetta, t'ho visto. Credevi. E invece. No, posso prendere comunque. Sono le cose quelle divertenti, no? Le cose utili. Boh, chissà dov'è, la stanza segreta. Tanto qua non ci arrivi. Mi sembra onesto. E qui ci muori. Questo da anche. No, solo Tirzap, vero? Tirzap è un cuore nero? Forse sì. Allora. Il problema è che non siamo potenti per niente proprio. Quindi non ho ben capito come possiamo affrontare Mega Satana. Forse è una di quelle. Che cazzo è successo? È una di. Sì. Perché se becco qualcosa che mi dà. Mi dà cose con la ca. Va bene. Mi sta bene perché ho pulito la stanza con un secondo. Però forse è meglio smetterla. Sì. Decisamente. Mi tocca cominciare a usarle. Sono messo malissimo. Male. Dammi un cuore nero per terra. Oh, ce la fa colpillo. Non lo so io. Cuore blu. Perché? Perché? Cazzo, perché? Dai. Poi. La sorella, quella grande.
Dammi HP up, dammi qualcosa, ti prego. Non si può andare avanti così. Dimmi che qua c'è la stanza super segreta con tre cuori neri. Dai. Temperance, la faccio saltare. Faccio così e così, giusto? Sì. Potevo prenderne di più. Vabbè, potevo prendere più vite. Vabbè, sì, effettivamente potesse essere un'idea. Però al momento abbiamo un cuore in più rosso, che non è male. Adesso il più è trovare. Una chiave, per esempio. No? Addio e grazie per il pesce. Da quando è che non funziona? Ha sempre sinergizzato. No, cos'è sta cazzata? Ma da quando? Ha sempre sinergizzato. Cioè, era una delle mie breaking combinazioni questa. Preferite. Cos'è sta merda? No, vabbè, non ho parole. No, vabbè, non ho parole. Non so anche che fa quella cosa. Che presa per il culo, porca vacca, schifo. Sono troppo incazzato, troppo, troppissimo proprio. Cioè, uno degli oggetti più forti del gioco ridotti così. Ma vaffanculo anche tu. Su, dai. Qua devo solo avere culo. Mo qua 100. Ok. Dunk Depths. Va bene. Servirebbe un range up. Visto che. Oppure un modo diverso di sparare lacrime. Visto che mi avete fottuto il miglior oggetto del gioco, teste di minchia. Questa poi me la spiegate comunque. Vaffanculo pure tu. Donkey, uno degli oggetti più rari di Isaac. Ma sì, potevo duplicarla in realtà. Ma quindi qua c'era. Sì, qua c'era. Questa che fa? Sono un coglione. No, ma sicuramente. Bombe, a me che mi frega, tanto dopo diventano chiavi. Io non mi ricordo che fa quel corno. Com'è che si chiama?
Facciamo così. Sappiamo che abbiamo la possibilità di duplicare roba. Se trovo un cuore eterno è tanta roba. Molte volte posso duplicarlo, effettivamente. Ma anche se trovo una tinted. Shot speed, ma non mi dà. Vero? Non mi dà in realtà range. Ci deve essere una stanza con un sacco di. Cioè con un cuore blu, probabilmente. Comincia a stufarmi sta storia, eh. Forza lo prende. Posso comprare tutto? Sì. Quindi mi compro dei moon. Uso la batteria, me ne frega un cavolo. Questa la spreco. Qui la compro e duplico. Possiamo andare full vita, giusto? Credo proprio di sì. 2, 4, 6, 7. Ora avete capito a che cosa serve questo dado, eh? Per chi si fosse detto, è inutile questo dado, che cazzo ci facciamo con questo dado? Ecco, esattamente questo. Ok, senza comprarlo. Quindi a sto punto mi prendo anche more option. Scoprì che c'era molto meglio dei duplicati poi quelli rossi. Vabbè, quelli rossi poi non è un granché in realtà, però. Beh, Cancer dà una bella accelerata, eh. Assolutamente sì. E no. Tanto volo già e non mi interessa. Ok, si può scendere. Segrete. È vero che c'ho un demon, eh. Però demon potrei anche usarlo per fare boss rush, cioè rushare e poi uscire. Potrei anche effettivamente. Quasi quasi. Quasi quasi rush. Qui c'è la stanza segreta. Forse era meglio l'altra. Però di tanto in tanto potrebbe scapparci il multishot. Ho visto, so. Quindi qui potremmo addirittura rubare un oggetto della boss rush. E lo ruberò, non la faccio la boss rush, me ne frego. Ora faccio. Sono un po' in crisi, non so se farlo o no. Non so quanto sono forte per fare la boss rush. Mi sa che non sono abbastanza forte, no. Decisamente no. Ma vaffanculo, va. Oh, smetti. Cioè,
Cioè, sei il più pippone dei pipponi. Se avesse sinergizzato quella cazzo di... Se no non l'avrei neanche preso. Sempre fatto, no, tutto un tratto, vaffanculo. Ma che cazzo faccio pure io? Ma che senso c'ha sta stanza? Fammi stare lì. Sono sul polemico andante. Mamma mia, che quanti... Quanto mi sto incazzando. Non avete un'idea. Quando cambiano ste cazzate, proprio le madonne. Qua ci deve essere per forza di cosa la stanza super segreta. No? Ecco, per esempio. Un altro trick condition. Portarsi dietro un Aerofant. Beh, a sto punto posso pure entrarci qua, insomma. Perfetto. Altra? Qualcun altro vuole teletrasportarmi in giro? No, questo qui. Poi possiamo andare. Ma non ho ancora visto lo shop, giusto? Sì. Sì, Abit sì, mi rende quasi immortale. Ogni due colpi. Non lo voglio. Ogni due colpi mi... No, ogni quattro colpi guadagno due cuori. Sì, non immortale, ma quasi. Sì, ok. Sono estremamente underlivellato per questo, underpotenziato per questo piano. Mi serve del danno, santo padre benedetto. Interessante. Ma sti cazzi. Me lo prendo volentieri un danno. Ok. Ci prenderne 700, intendo meglio uno che 12.000, insomma. Qua ci posso entrare tranquillo. Forget me now è il 5, vero? Se l'uno rerolla gli oggetti e basta. Ok, adesso prendiamoci un po' di cuori rossi. Questo è qua comunque droppano, è una randa cuori rossi. Perfetto. Possiamo andare di qua sapendo che non c'è niente. Poi possiamo andiamo su di là. Ma come è fatto sto piano? Ehi. Perfetto. Dove si passa? Qua, ok.
pure i trinket. Ok, quindi faccio così. Prendo cancer, prendo questo. Non finisco il livello perché mi sono rotti i coglioni, perfetto. E c'è un cuore in più. Ok, claro. Ma quanto sei figlio di troia, da una troia. Vabbè, sono immortale in realtà. Esatto. Sono immortale. Subito. Mi droppo. Mi riprendo cancer. Faccio così. Uso uno di questi. Ci arrivo io lì. Judas sarebbe veramente l'unica possibilità di vittoria. Entro 30 minuti dobbiamo scendere là. Ci proveremo, non ci riusciremo, moriremo come coglioni. A parte siamo mezzi immortali. Poi devo capire come funziona sta cosa. Secondo me siamo mezzi immortali. Ok, quindi possiamo, andiamo, facciamo giusto un po' di exploration in più. Qua ci potrebbe essere, sì, però questo è controproducente. Esatto. Vieni. Questo è meglio. Almeno c'ho più danno. Ma cagane quanti ne vuoi, guarda. Tutto scale don Kiro, ma poi da. Quindi che ti fai saltare in aria. Giusto, ma se non mi può dare scale don Kiro, visto che lui dà scale don Kiro di solito. Ah, può dare anche il trinket. Buona a sapersi, non la sapevo, adesso la so. So bene che cosa sia successo. Ok. Va bene. Ok. I know. I molto no. Se duplico una batteria so vite infinite. Sì, in questo caso sì. Giusto. Va bene. Ah. A me l'importante è finirla. Che venga finita bene o male. Un po' come Nicale, in realtà. Giusto. Eh sì. No. Sì, che finisca decentemente. No, devo solo, basta che la finisco, in realtà. Quindi andiamo di là.
Una carica ce l'ho, mi conviene usarla praticamente subito. 89 chiavi. Sì, la prenderemo. Poi, danno in più c'è. Bombe strane, volentieri. E danno. E danno in più. Più un HP. Testa di capra, giusto per prossimo. No, va, non serve a niente. Vabbè, perfetto. Ho preso punteggio così a caso. Improvvisamente. Insomma, che oggetto c'era? Ah, Champion's Belt. Ok. Quindi io che cosa devo fare? La prima cosa che devo fare è droppare per terra quella. Ed obbligarla. Giusto? Intanto le tengo lì. Che non mi interessa averle, basta prenderne una alla volta. Adesso appena ciò. Devo stare veramente tanto vicino, per colpirlo. È un po' una merda. Serve almeno un altro orbitale. Che brutta storia. Ogni 4. L'importante è che non droppi nient'altro a terra. Ecco, quello è fondamentale. Se no suona una merda. Ecco. Oh, mazza, ho parlato. Grazie, Gimpi, basta che non riesco a ammazzare ste cose. Riesco a ucciderle, cazzo! Qua devo aspettare di prendere. No, mi avete incastrato. Siete delle merde. No, devo aspettare di prendere tutti i danni qua. Devo prendere tutti i cuori per terra. Basta cazzo con ste cose. Dai. Nonostante tutto, ho fatto un po' di danni, non so come. Sta cattiveria.
Allora, la tecnica ha funzionato, ma la quantità di danni che ho preso è tra l'imbarazzante e il oh mio Dio, che cos'è questa quantità di danni. E ci devo fare mega satana? Così, messo così. No, cazzo. Che paura. Non so mica se sono in grado di farmi casata, non ve lo dico. Cazzo di danno che ho preso. Infami. Un momento, andiamo avanti. Ne ha spappolato uno solo, quindi ce ne sono ancora tre in giro. Dov'è il terzo? Ecco. C'è qua simpatia. C'è il boss. Che mi costa? Non cambia niente. Sì, ma non lo devo fare qua. Lo fa qua, che non ci sono oggetti. Esatto, così comunque posso tornare qua e farlo. Sì, tanto esplodi. Cazzo, non devo tenerlo. Ho fatto una cazzata. Un attimo, sto cagando sotto. Allora, la prima cosa che bisogna fare è droppare la carta. Droppare la carta. Ricordiamoci. Allora. E ci conviene pure farlo alla fine. Il problema è che io prenderò talmente. No, ma facciamolo subito. Cioè, non voglio fare punteggio, voglio solo vincere. Veramente. Ok, abbiamo la carica. Adesso facciamo così, guarda. La droppiamo. E ce la portiamo. Quando subiamo un danno, duplichiamo. Tanto sta bene lì le carte. Gimpi, non fatti i cazzi tuoi. Cioè, no, no, in quel caso va bene. Però non droppare cuori rossi. Per favore.
Ok. Poi arriva tanto tanto qua ci arrivi più o meno. Ok, la tattica funziona al momento, quindi possiamo andare anche faccia. Ce la darebbe. Ciao, addio e grazie per il pesce, anche se a volte mi rincresce. Yes. 550esimi al mondo e mi ha dato la rush. Col cazzo me l'ha data la rush, mi ha dato solo Mega Satana e forse è meglio da più punti l'altra, perché l'altra da 4444, questa da 5555. Dicevo, la boss rush normale da 4444, la rush intesa come ash da 5555, quindi magari facendo la boss rush avresti perso ash e niente. Quindi sono 372esimo al mondo come tempo e 550esimo al mondo come punteggio. Quindi questo è quanto, ragazzi. È andata meglio del previsto. Siamo a due daily consecutive vinte. Quindi, se vinciamo la prossima daily, che facciamo? E ne sto saltando alcune perché vorrei. Tipo quella di ieri era un personaggio alternativo di The Keeper, cioè una skin alternativa di The Keeper. E se riusciamo a fare le tre consecutive vinte, ci si sblocca un achievement. Visto che mi manca come achievement, sto appunto selezionando quelle che secondo me sono vincenti. Oggi era con Azazel, che è un personaggio piuttosto semplice, almeno per me è abbastanza semplice, e quindi niente, ci ho provato. Quindi speriamo nella prossima. Se è un personaggio facile, stile Isaac, Eden, Lazzaro, Magdalene, lasciamola perdere, e stile Kane, lasciamolo perdere, insomma, chi ha pochi cuori all'inizio è meglio lasciarlo perdere perché si rischia di perdere velocemente, e anche Blue Baby, e The Lost, e The Keeper, insomma.
Va bene ragazzi, questo è quanto, scusate se ho parlato a macchinetta alla fine, però è giorno, per la prima volta non registro di notte e quindi magari riesco a parlare un filo di più post registrazione, perché devo essere concentrato durante la registrazione. Per chi non se lo ricordi, in basso troverete tutti i recapiti della Geek Battery, che è un gruppo di cui non faccio più parte, e quindi niente. Sono comunque amici e potete tranquillamente spulciare tra i loro canali che fanno tanti video divertenti. Non giocano ad Isaac, ma giocano a tante altre cose molto divertenti e con loro a volte scappa una collaboration su qualcosa o a volte su un server Minecraft o qualcosa. Quindi, grazie a tutti di aver visto questo video e ci si becca alla prossima puntata. Ciao a tutti!